è fatta, Mario, devo dire solo questo. Allora, Emiliano, è fatta, hai ragione tu. Beh, intanto dici quanti gol hai fatto, perché qui 21. 21 gol. Che soddisfazioni, che emozioni provi? Bellissimo, è tutto quello che ci siamo meritati. È tutto quello che ci siamo meritati. Grande bomber! Bellissimo, indescrivibile. Penso per tutti, giovani, non giovani, tutti. Anche noi, la verità, facciamo fatica a chiederti che cosa provi e vedere tutta questa gioia. Ma emozione nuova, io non avevo mai vinto un campionato, mai avevo giocato partite decisive. Mai fatto 21 gol. Mai fatto 21 gol, quindi è bellissimo. È stata bellissima partita in casa contro il Viareggio, è stata bellissima questa, col supporto di tutti, sembrava di giocare in casa. È stato difficile, ma veramente tutta la gente che ci è venuta a vedere ha il 50% del merito. Oh, piccoletta! Perché Pirato Benaro Dato, il suo nome sei qual è? Emiliano! Cazzo bello questo! Emiliano! Emiliano! Emiliano, c'è stato un abbraccio quando siamo entrati in questo campo sportivo, ma c'è un abbraccio più grande, dobbiamo dire. Certo. Questo è chiaramente dedicato a Samuele, lo sappiamo tutti. Abbiamo giocato dalla prima partita all'ultima. All'ultima per lui e niente, questo. C'è una dedica grande da fare, il numero dice tutto. Tu cosa dici? Noi ce l'avevamo sulla muta delle maglie, ce l'avevamo al posto del cuore, il nome di Samu. Abbiamo, dal primo giorno, ci siamo fatti una promessa che poi non l'abbiamo più ribadita durante l'anno, ma lo sapevamo tutti tra di noi, a chi è dedicata questa vittoria. È talmente bello questo momento e allo stesso tempo triste, perché lui doveva stare qui con noi, perché si meritava di stare qui con noi. Però sono troppo felice, non smetterò mai di ringraziare questi ragazzi, e dal primo all'ultimo, chi ha giocato più, chi ha giocato meno, hanno contribuito tutti quanti. Non lo so, guarda. Giorgio, il cuore conta molto, il cuore oltre l'ostacolo, è una frase ormai troppo, diciamo, usata, però è vero, perché questi ragazzi hanno messo il cuore. Questa squadra ha grosse qualità e sicuramente se non c'hai i giocatori bravi non vinci. Ma se non ci avevamo messo, come dici tu, il cuore, quella promessa, quella voglia di arrivare all'obiettivo che ci eravamo prefissati, non ci saremmo mai arrivati. Poi il fatto che è avvenuto dopo un duello fantastico, tantissimi punti abbiamo fatto. Tantissimi gol. Tantissimi gol, veramente è una soddisfazione bellissima. Ogni anno i campionati se ne vengono tanti, tutti vengono il campionato. Penso che per noi sia un qualcosina in più sicuramente. La festa è iniziata, ma l'obiettivo è raggiunto. Roberto Carboni, presidente, Camerino Mestre del Mondo va in seconda. Sì, è un obiettivo voluto, raggiunto, voluto. Voluto e raggiunto con tutte le forze, fortunatamente è arrivato anche in photo finish. Siamo contenti tutti come società, i ragazzi, non c'è bisogno di dirlo, la festa che fanno, e faremo tutti insieme. Un grande cuore, grande grande ringraziamento a tutti loro, che se lo meritano veramente. Un applauso di cuore. Presidente, il segreto c'è? Il segreto c'è che sono una squadra che prima di squadra sono amici, poi come squadra, e poi l'allenatore, l'obiettivo, la riusciti a tenerli fino in fondo e a raggiungere quello che hanno sempre voluto e se lo sono meritato. Eccolo, un altro bomber del Camerino Castelremondo, Stefano Cesari. Sei andato in gol anche oggi, no? Sì. Sbaglio? Sì. E ne hai fatti? Oggi 19, con questo 19. E gol forse più importante della mia vita, per motivi calcistici e personali, e sono contento di festeggiare con questi ragazzi che si meritano tutti. Per un giovane come te, che sei cresciuto fra l'altro con la maglia del Camerino, adesso è Camerino Castelremondo, ma cambia poco, se ho ben capito,
questa vittoria cosa conta? Al di là di tutti i gol che hai fatto, questa vittoria del campionato? Conta tanto, tutta la squadra sin dal primo giorno avevamo questo obiettivo che abbiamo costruito strada facendo e penso ce lo siamo meritati dal primo all'ultimo. Tutto merito di tutta la squadra. Lui è l'uomo che mi voleva battere, invece è arrivato solo a due gol. Roberto Pettinari, allora, tutto il progetto nasce da te, questo lo sappiamo, ma la soddisfazione di oggi quanto vale? Scusa, ma sono emozionato, ma non per la vittoria, quanto per tutto quello che è successo e di cui sappiamo una parte, diciamo, dall'inizio del campionato. Quando abbiamo iniziato il campionato abbiamo fatto con dolore nel cuore e oggi proviamo una soddisfazione che credo sia indescrivibile. Vale per tutta la squadra sicuramente, ma principalmente per il ministro, vale quindi una cosa che è fondamentale. Questa è la cosa principale, farlo per i ragazzi e farlo in questo modo, ricordandoci sempre praticamente anche le difficoltà che abbiamo vissuto. E l'avete fatto a suon di gol con tutti questi ragazzi che hanno segnato una valanga di reti. Con Emiliano che sta alla squadra sferica, Stefano, ma io vorrei ricordare tutta la squadra. Niente, la soddisfazione è enorme. Oggi ripartiamo da dove praticamente siamo partiti, stiamo facendo praticamente una cosa, ma soprattutto per i ragazzi, anche a livelli sotto abbiamo tutti i nostri ragazzi che stanno dimostrando e avere questa soddisfazione. Alessio Bottacchiari, io ho partecipato alla prima vostra riunione estiva dove si è fatta una presentazione in grande, ma a questo punto anche la vittoria è una vittoria in grande. Beh, diciamo che è stato un percorso schiacciante, siamo stati i primi in classifica tutto l'anno e il merito è di questi ragazzi che hanno dimostrato di essere i più forti. Abbiamo vinto il campionato perché siamo i più forti del campionato, non perché hanno lottato e hanno voluto questo traguardo, perché l'hanno voluto e se lo meritano tutti quanti. Tutti meritano la vittoria. Vorrei ricordare con te che il Camerino Vestiario Mondo nasce per conseguenza la nuova Camars, dove sì, c'eri anche tu, no? Per me è una soddisfazione perché proseguiamo il progetto che avevamo iniziato nel 2009 con dei valori dello sport autentici. E questi ragazzi portano avanti i valori autentici dello sport, dello stare insieme e della condivisione che il calcio deve dare a tutti. E ricordo che sono tutti volontari e i volontari fanno più di 100 professionisti. Noi ce ne andiamo in seconda, noi ce ne andiamo in seconda.